Ciao a tutti amici di Basile in Cucina, mi presento, sono Paolo Basile, uno dei componenti della famiglia Basile. E niente, innanzitutto volevo parlarvi un minutito del nostro canale. Il nostro canale è nato per gioco, così parlando in famiglia con i miei fratelli, le mie cognate, mia moglie, mia madre, mio padre. Diciamo che giocando, scherzando, abbiamo aperto questa pagina Facebook e un canale YouTube. Adesso prossimamente ci sarà anche un blog su Google aperto di Basile in Cucina. Ok, se voi avete visto già delle nostre ricette, vedete che sono fatte in diverse lingue, perché giustamente nella nostra famiglia ci sono varie nazionalità e allora giustamente si parlerà in diverse lingue, si faranno dei cibi, delle ricette internazionali, di cui oggi vi farò la ricetta di il tiramisù italiano. Tiramisù italiano, ci sono delle varianti, c'è che lo fa senza panna, c'è che lo fa con la panna. Oggi noi lo faremo con la panna, perché a noi piace di più con la panna, perché è molto più dolce, non si sente tanto l'uovo. Facendo la ricetta originale si sente un po' quel sapore dell'uovo. Ok, intenterò a fare questa ricetta parlando in due lingue, sia italiano che spagnolo. Perciò se vedrete che mescolerò delle frasi o delle parole, state tranquilli perché è fatto a proposito. Allora, adesso iniziamo con gli ingredienti che ci vogliono per effettuare il tiramisù. Ok, avvicinati per favore. Allora, per effettuare il tiramisù ci vogliono due uova da separare, i bianchi da una parte, i torli dall'altra. Poi abbiamo bisogno della panna da montare, mascarpone, zucchero, cacao in polvere, caffè e savoiardi. Adesso lo ripetiamo in spagnolo. E allora, se necesitan dos huevos separados, de un lado la clara y de un lado la yemas. Después se necesita cacao, después azúcar, después se necesita el mascarpone cheese. Si no tiene queso mascarpone, una variante, pero no tiene el mismo gusto, puede ser de hacer con Filadelfia o algo. Yo sé que allá en los países latinos è un po' complicato encontrare il mascarpone se non hai alguna tienda italiana. Entonces sta bene come variante il Philadelphia. Después biscottella, caffè, questo è caffè espresso, però se tiene caffè solubile lo puoi fare tranquillamente, non è problema. Nel caffè io le mesclé un pochito di leche per bajarle l'intensità del caffè, perché è molto forte. Entonces le puse leche. Ok, ahorita vamos a principalmente una bandeja y eso de acá, que en español yo no sé cómo se llama. Batidora. Una batidora se necesita, que es muy importante por el procedimiento. Va a pasar que algún término no lo conozco, entonces acá atrás voy a dar el consejo. Eso de acá, en español, de verdad, crema de leche de montar. Crema de leche de montar. De batir, ajá. Por suerte que tengo la asistente esposa. La asistente. Ok, vamos a empezar con el procedimiento. Primero vamos a montar o batir las yemas de huevo. Ok, cada yema de huevo, dos cucharas de azúcar. Adesso parliamo un po' in italiano anche. Ok, mescoliamo i due torli d'uova con 4 cucchiai di zucchero. Ogni torno d'uovo io metto 2 cucchiai di zucchero. Dai, diciamo che per la diabete va benissimo, per la diabete. Ok, iniziamo a mescolare un po'. Avvicinati un po'.
Ok. Eso ya está incorporado. Ahora vamos a incorporar el mascarpone cheese. En la misma bowl. Agarramos una espátula. Ponemos el mascarpone. Mezclamos. Ok. La amalgamiamo ancora un po' per farlo diluire. Un sistemato. Diciamo che questa di qua è la consistenza che deve venire, perché se mescolando troppo si può bruciare. Ok, questa è la giusta, avvicinate un po' per favore. Questa di qua diciamo che è la giusta consistenza, perché poi bruciandosi non si amalgama bene poi con gli altri ingredienti. Ok, prendiamo una paletta per pulire un po' le fruste. Ok, una cosa adesso molto importante. Io cambio direttamente le fruste perché ce n'ho un altro paio. Però se giustamente avete solo un paio di fruste, molto importante dopo questo processo lavarle. Perché dobbiamo montare a neve i tuorli d'uovo. No, l'albume, scusate, l'albume. E non ci deve andare nessuna sporcizia. Allora, montiamo adesso le altre fruste. Mettiamo questo da parte. E iniziamo a montare a neve i tuorli. Che deve essere bella compatta, non deve essere liquida, non deve rimanere niente di liquido in tutto questo, in tutto questo. Dario Miro dice ciao amico. Allora, per vedere se, guardate, sembra una nuvola. Per vedere se avete fatto bene la montatura, c'è una prova basilare. Rovesciatelo. Se rimane attaccata alla bowl, vuol dire che avete fatto un ottimo lavoro. Adesso piano piano iniziamo a mescolare il composto di l'albume con i porli e il mascarpone. Prendiamo un po' alla volta l'albume, lo versiamo e iniziamo a mescolare. Una cosa molto importante è mescolare dal basso verso l'alto, così non si sgonfia l'albume, rimane sempre intatto. Così. Dilo en español, por favor. Ok, algo muy importante, que una vez que la clara de huevo está bien hecha, tenemos que ponerlo un poquito a la vez adentro la bol y tenemos que mezclarlo de abajo hacia arriba, porque así no se arruina todo. No sé si lo dije bien. Perfecto, no, dicho. Bien. Chao, Pietro.
ci sono qualche messaggio di qualche amico nostro che è collegato con noi. Pietro ha salutato, Aurelio ha detto grande, Caterina Barbanera ha detto bello. Grazie, grazie. Ok, seguiamo montando, impastando qua, aggiungiamo così, sempre dall'alto verso il basso, delicatamente così. Deve essere un composto omogeneo. Nuri Figueroa dice, se ve ricchissimo, quiero provar. Grazie, grazie. Lucia Federico ti invia saluto. Ciao Lucia, grazie. Ok, diciamo che così il composto è perfetto. Simone Tumminia dice, utirami su, palù. Ciao Simo, un abbraccio. Giovanni Barbanera dice, ciao, per assaggiare come si fa? zio, te lo dovevi mandare lì, però è un po' complicato. Invia il pacco, non c'è problema. Ok. Questa parte di qua già effettuata. Adesso andiamo alla montatura della panna. Un po' di pulizia che fa sempre bene. Saluti da Bologna per Giada di Fiore. Ciao Giada, un forte abbraccio. Ok, adesso per montare la panna non necessita pulire le fruste perché non succede niente. Ok, andiamo alla montatura della panna. Ci sono altri messaggi, pensato? Nunzia Stici, ciao! Beppe Champion, ciao Paolo, grande cuoco! Grazie Beppe, ciao Nunzia, un abbraccio! Ma come fa? Simone Tumminia dice, ma come hai fatto a insegnare a tua moglie l'italiano? Ci provo con mia moglie, ma niente di niente. Grazie Simone. L'ho preso in la università un po', dopo pratico con la famiglia. Buona volontà, come in tutto ci vuole soltanto buona volontà. Comunque in due minuti è pronto. Due minuti di pazienza e il composto è pronto. Guardate, già siamo quasi pronti già. Ok. Ok ragazzi, il composto è pronto. La panna già è pronta. Adesso amalgamiamo tutto in una bowl. Prendiamo la panna e la amalgamiamo. Sempre dall'alto verso il basso. Come i grandi pasticceri ci insegnano, però. I grandi. Qualche altro messaggio nel frattempo? Beppe Champion dice, hai più visualizzazione di adesso che quando facciamo la nostra diretta del Palermo. Curiosità, quanti amici ci stanno seguendo? Adesso 15, a rato 20, 25 e adesso basta a 13. Va bene, l'importante è che Stiamo dando a chi è che non sa giustamente la nostra ricetta nel modo in cui noi facciamo il tiramisù. Ragazzi, una cosa che io vi posso garantire è che viene buonissimo. Veramente potete stare questa mia ricetta che
Pressappoco le ricette sono quasi tutte uguali, soltanto si usano certe varianti, però su per giù sempre lì andiamo, perché il tiramisù è uno. Ripeto, c'è chi che gli mette la panna, c'è chi che non gliela mette, c'è chi gli mette meno zucchero, c'è chi non usa uovo, perché giustamente è intollerante e magari non gliene mette. Però alla fine c'è chi che non gli mette addirittura gli albumi. Cioè, ripeto, il tiramisù ha un milione di varianti, può essere effettuato in tantissimi modi, però alla fine quello che penso io, un mio umile parere, è il risultato finale. Marcello Di Fiore dice, ti invia saluto. Valentino Castelluccio dice, good job buddy. Ciao Vale, ciao Marcello. Luis Ayala dice, se ve delicioso, yo solo puedo comerlo, no prepararlo. Ok, allora, adesso siamo pronti per iniziare a fare il nostro, a completare il nostro tiramisù. Innanzitutto un po' di pulizia. Beppe Ciampio dice, Paolo, non parlare di varianti, che siamo pieni in Italia. Ok, togliamo le cose che non abbiamo bisogno e iniziamo. Teglia, molto importante, e iniziamo. Io sempre al fondo metto un po' di composto per farlo un po' assorbire un po' di più. Scusate se a volte mi sentite sbagliare, è perché mischio lo spagnolo con l'italiano e allora mi succede di confondermi, giustamente. Lo pones en base porque, para que no se... Diciamo per... En español, per por favor. Attaccare al fondo. Lo dijiste en italiano, lo necesito en español. Ok, le voy a poner un poquito de eso abajo, para que cuando pongo la biscottella no sea seco. Ok. Está bien mojado. Perfecto, gracias. Ok. Adesso, effettuato il primo passaggio, iniziamo ad inzuppare i savoiardi nel caffè con il latte. La biscottella en el café. Esattamente. La biscottella nel caffè. Iniziamo. La maniche l'ho pulita per caso, eh? Una passata veloce e rapida e iniziamo la procedura. 1 e 2. E stira. Tutto rapido. Che se no si inzuppa tantissimo di caffè e c'è a chi che non piace tanto caffè. Così lo facciamo rapidissimo, almeno il biscotto rimane anche compatto. Lo hacen rápido para que no se llene de mucho café, porque a muchas personas les gusta que sea tan amargo. Y lo hacen rápido también para que no se dañe la composición de la biscotela. Exactamente. ¿C'è qualche altro messaggio di qualche nostro altro amigo? Freddy Javier Montoya dice, cuando vaya para allá, hacemos uno haciendo el stroganoff. Ok, perfecto. Te aspetto. Cuando vuoi, lo sai que puoi venire tranquillamente. Ok, stiamo finendo il primo strato. Stiamo acabando il primer strato. Estoy bien? Il primer piso. Ajá. El primer piso. Freddy dice, se ve todo profesional. Oh, grazie, grazie. Okay. Rita Stichi, Paolo, parla spagnolo. Ciao Rita. Ok, avvicinati un secondo, per favore. Ok. Así es lo que va a venir el primer strato de biscottella. Mira, se ve acá la esquina, no importa. Lo importante es que tapan, como si se los huecos. No importa cómo está. Ok. Ahora le ponemos un poquito de mascarpone para tapar. No importa si está tapado bien. Lo más importante... A mí personalmente me gusta llenar más la parte de arriba, la parte final, como se dice, el cierre. Por eso que yo no pongo mucho en el primer strato, porque siempre me gusta tenerlo mucho más lleno arriba. Beppe Champion dice, in palermitano, allora lo bagni i biscotti ogni tanto.
In palermitano diciamo che si bagna un poco, un poco, un poco. oggi sto cercando di parlare in diverse lingue, sto cercando di parlare. Ok, questo è il primo strato di mascarpone. Adesso si prosegue con il secondo strato, che è la chiusura. Però a me personalmente, anche nel primo strato, piace mettere un po' di cacao. Perciò, diciamo che verso un po' di cacao, questa cosa un po' grande, scusate, lo faccio con un cucchiaino, che viene un po' meglio, così. Un po' di cacao anche nel primo strato, e voilà, andiamo avanti. Ok, stesso procedimento. Savoiardi nel caffè e via dicendo. È il mismo procedimento anteriore. Ok, uno, dos, e seguimo sempre con lo mismo. Ok, il tiramisù è il dulce italiano más famoso che hai nel mondo. È il más famoso, ripeto, hai che lo hace con variante differente. Però, eso è mi tiramisù, come io lo hago. Hay que no le pone cosa, hay que le añade cosa, repito. Hay que no le gusta la clara de huevo y no la pone. Hay que intolerante a las yemas y no le pone. Hay que le pone menos azúcar. A mí gusta, me gusta dulce. Tiene que ser bien, bien dulce. Como mi esposo. Muchas gracias. Come si dice Beppe Champions in palermitano, non è che poi sta a casa. Antonio Versa dice, grande Paolo, un abbraccione. Ciao Antonio, ciao, grazie, grande a te, grande tu, grande. E grazie tante a tutti quelli che sono collegati qui con noi. Sabri Miche dice, saluto. Ciao cugina. Ok, diciamo che il tiramisù, anche il secondo strato è completo. Questo lo possiamo mettere da parte. Se ti avvicini un po', facciamo vedere anche il secondo strato già quasi, quasi completo. Puliamo sempre il nostro piano di lavoro, che è molto importante. La pulizia è molto importante. Lavorare col piano di lavoro pulito ti dà una sicurezza e una tranquillità anche nei movimenti. Perciò, meno cosa avete nel piano di lavoro, meglio è. Ok, andiamo a chiudere il secondo strato. E qua è dove io metto tutto. Io proprio mi imbizzarrisco con la crema, perché è lì dove io sento tutto il sapore. Aquí es donde ponemos todo, porque sentimos todo el sabor. Esta es la capa en la que no somos cuidadosos en poner la crema. Gracias. Luca Tavita dice, ciao Paolo, un saluto di Bagheria. Ciao Luca, un abbraccione grande grande. Ok, e adesso andiamo a chiudere il nostro tiramisù. Spalmare meglio possibile, giustamente per fare che sì, che la crema si scolpa in tutte le parti. giustamente non sapevo cosa dire. Beppe Champion dice, perché nella maglia che indossi Basile in cucina è il nostro logo. Basile in cucina è il nostro logo, per questo indosso la maglia di nostro canale. Diciamo la maglia ufficiale, va, come c'è la maglia rosa nero per noi palermitani, questa è la maglia ufficiale di Basile in cucina. La pregunta era perché la camiseta tenía el nombre Basile, y es porque esa es nuestro brand, esa es nuestra marca, Basile in cucina, en cocina. Basile in cucina è il nostro brand, è la nostra marca, come io ho spiegato all'inizio, è tutto in famiglia. La famiglia Basile, mio padre, mia madre, i miei cognati, i miei fratelli, mia moglie,
abbiamo creato questa pagina. Io Facebook e un canale YouTube, e in successione ci sarà un blog aperto di Basile in cucina. Perciò su Google prossimamente troverete anche le nostre ricette. Mauro Tranchina dice: ciao Paolo dalla Via Montalvo. Ciao Maurizio, ciao, un abbraccio forte. Ok. Grazie Rita, bravo Paolo, ma anche la bellissima aiutante. Ok, diciamo che siamo alle fasi, alle battute finali. Adesso mettiamo il cacao di sopra per chiudere il nostro tiramisù. Ok, c'è chi che mette tantissimo cacao. Io non ne metto tantissimo perché personalmente non piace tantissimo il cacao di sopra, perché nel mezzo si perde, dà quel sapore ma si perde. Però di sopra, giustamente, quando tu tagli si sente tantissimo. Ok, ragazzi, un attimo che ci liberiamo delle cose, così facciamo una bellissima presentazione. Ok. Complimenti, Dinuncia Stici. Grazie cugina, ok. Questo di qua è il risultato finale, il nostro tiramisù. Adesso, prima di mangiarlo, si può mangiare adesso stesso senza problemi. Però mi conseco esse de decarlo nella nevera per 3-4 horas. Así se compatta mejor, se enfría e se amalgama muy bien. Entonces, eso de acá ahorita lo vamos a poner en la nevera. Lo vamos a poner en la nevera. E giustamente io ne avevo fatto uno stamattina, così al risultato finale facevo vedere giustamente come doveva venire già, perché se dovevo non potevo far aspettare a voi 2-3 ore nel frattempo che prendesse la massa. Perciò stamattina ne ho realizzato uno, l'ho effettuato e adesso andiamo al taglio, così vi faccio vedere il risultato finale. Ok. Carlo Testa ti invia saluto. Ciao Carlo, un abbraccio. Ok. Dai. Non importa, va bene col coltello. Ok, facciamo un taglio, così facciamo vedere il risultato finale della nostra realizzazione. Avvicinati un po', così lo facciamo vedere meglio ai nostri amici che sono collegati con noi. Ok ragazzi, questo di qua è il risultato finale del nostro tiramisù. Adesso giustamente cosa manca? La prova. È normale, non è che posso lasciare così senza provarlo. Ciao Paolo, Mark Boss. Ragazzi, vi assicuro veramente una delizia. Ok, noi abbiamo terminato, abbiamo fatto la nostra video ricetta, spero che vivamente vi sia piaciuta. E se per caso avreste delle richieste, noi siamo pronti ad esaudire anche i vostri desideri, chiamiamoli così, culinari. Perciò, io salutandovi, vi ringrazio, alla prossima diretta e spero che, ripeto, che vi sia piaciuto. Vi do un forte abbraccio da tutta la famiglia Basile e arrivederci alla prossima. Ciao.
Voy a dar un saludo a todos. Esto de acá es el resultado final. Espero que este live le haya gustado. Está de verdad riquísimo. Si tienen alguna pregunta o quieren que le haga otra receta que le gustaría ver, pueden mandar allá abajo en los comentarios. Allá vamos a ver de hacerla. Ok, con eso me mando un abrazo a todos. Me espero en el próximo live. Un fuerte abrazo de Basile en Cocina. Nos vemos al próximo live. Gracias. No se olviden de suscribirse al canal Basile en Cocina en YouTube y en Facebook y pronto en Instagram también. Algo muy importante, como dijo mi querida esposa, escríbese al canal, por favor, si le gustó esta video live, en nuestro canal Facebook Basile en Cocina e nuestro canal YouTube Basile en Cocina. Lì troverete le nostre altre nostre ricette. Un saluto e un forte abbraccio. Ciao. Muchas gracias. Forza Palermo. Ciao.